abbiamo collegato con noi il nostro Maurizio Compagnoni di Sky Sport. Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, se vi consola, siamo anche qui sommersi dall'acqua, anche sull'Adriatico siamo sommersi dall'acqua. A questo punto devo dire, meno male che domani torno a Milano dove splende il sole. Ecco, e fa quasi ridere questa cosa, no Maurizio? Sì, fa abbastanza ridere, ma è così. Non so se hai avuto modo di parlare con qualcuno che si trovava a Roma, ma veramente questa notte la capitale sembrava New Orleans, sembrava che Katrina avesse fatto una capatina da queste parti per vedere qualche monumento, no? Visto che comunque ci sono squadre non meglio identificate che giustamente si trovano a passare per Roma e fanno la foto vicino al Colosseo, pensavo che anche Katrina fosse arrivata per controllare le bellezze della città. Bella Katrina che si gode Roma. Un'altra cosa invece, ecco, rientrando subito su ciò che riguarda il campionato, scherzando abbiamo detto in apertura, questa Roma sembra tipo... E come se fosse un bel bambino, tutti che gli fanno i complimenti, ma magari pian piano gli stanno attirando addosso un po' di malocchio, perché da quando il mondo si è accorto di Zeman e della Roma di Zeman, ogni giorno se ne infortuna uno, e quindi forse, ecco, bisognerebbe anche tornare un pochino a lavorare sotto traccia, visto che forse c'è una quantità di invidia importante, visto che quest'oggi si è fatto male anche Pablo Dani Osvaldo. Guarda, la Roma deve lavorare sotto traccia non per problemi di malocchio o quant'altro, ma perché è bene fare così, perché insomma la piazza di Roma la conoscete meglio di me. Io mi ricordo insomma l'anno di Ranieri, poi andò come andò, insomma io non sono, come voi sapete, un ranieriano, detto bene, sì. Però gli riconosco ovviamente dei meriti, uno di quelli è la saggezza anche nel gestire certe pressioni, lui riuscendo a tenere la squadra lontana da certi discorsi e un po' tutto l'ambiente stava per riuscire in un capolavoro. Io credo che in questo momento i complimenti fanno bene perché ti consentono anche di aumentare l'autostima, però possono anche essere pericolosi perché magari poi al primo passo falso, perché tanto prima o poi, voglio dire, un pareggio interno, che ne fa una sconfitta, non puoi pensare di vincerle tutte da qui alla fine, e allora ecco che si scatenano processi, subito tornano dubbi. È una squadra potenzialmente fortissima con dei problemi di natura tattica, che sono legati soprattutto all'attacco dove ci sono due centravanti fortissimi, è un trequartista formidabile, debbono convivere in un tridente, però è una squadra fortissima che ha necessità di crescere e anche di risolvere qualche problemino tattico. E i complimenti fanno bene, ma non è che portano gli infortuni, però rischiano anche così un allentamento della tensione. Insomma, è bene che la Roma vada per la propria strada, che sia consapevole che deve crescere, e soprattutto consapevole che le squadre di Zeman hanno comunque degli alti e bassi, non brillano mai per costanza, ma comunque quasi sempre alla fine il risultato lo fanno. Lo stesso Pescara l'anno scorso ebbe un lungo passaggio a vuoto e poi andò in Serie A in carrozza. Sì, verissimo. C'è da dire poi un'altra cosa, Maurizio, mi ricollego a quello che hai detto tu ad inizio discorso, che comunque bisogna far star tranquillo l'ambiente, bisogna anche, se serve, come riuscì a fare Ranieri, ad accentrare tutto sull'allenatore ed evitare polemiche. Allora, in proposito, ti dico la querelle Zeman Abete Zeman Palazzo, come l'hai vista? Te lo aspettavi che prima o poi il boemo sarebbe entrato a gamba tesa sulle istituzioni del calcio, o per te è stato un fulmine a ciel sereno? Ma oddio, non me l'aspettavo, ma non mi stupisce perché credo che Zeman, anche a ragione, abbia un bel po' di sassolini da togliersi. In tutti quegli anni in cui è stato dimenticato e probabilmente anche un pochino boicottato, magari non da Bete, però io credo che lui con il palazzo qualche sassolino da togliere ce l'abbia, e credo che non abbia neanche finito. Io non credo che questo possa riportare delle ripercussioni negative, credo di no, credo che sia una cosa tra Zeman e il palazzo, ma mi riesce difficile anche lontanamente immaginare un atteggiamento, che ne so, ostile dell'arbitro in conseguenza di queste dichiarazioni. Però credo che Zeman non abbia finito a togliersi qualche sassolino,
nel corso della stagione, credo che almeno un altro paio di uscite così, non so contro chi, ma credo che le avremo. Maurizio, volevo tornare a parlare di campo con te, di tattica, per quanto riguarda le prove di Zeman. Discutevamo l'altra volta sul tridente, dicevi giustamente tu anche quest'oggi, insomma, due centravanti fantastici e un grande trequartista da far convivere insieme. Per quanto riguarda invece la mediana, c'è il problema di Pjanic, no? Lo affrontavamo anche l'altra volta con te. Giustamente il bosniaco è sicuramente uno dei giocatori con maggiore qualità tecnica, però finora non ha ancora trovato la posizione giusta, non riesce ad interpretare al massimo quelli che sono i dettami tattici di Zeman. Noi diciamo parlavamo di del passaggio fondamentale per questa Roma, ovvero di Pjanic e De Rossi come anelli fondanti della mediana giallorossa, che però ancora devono trovare una posizione specifica. Tu credi che nel riuscire ad utilizzare al massimo questi due calciatori c'è la scommessa più grande di Zeman in questa stagione? Ovvero, se Pjanic e De Rossi riescono a convivere al meglio con quello che è il centrocampo a tre di Zeman, la Roma può fare veramente il salto definitivo, con tutto il rispetto di Florenzi, Taxidis e Marchigno. Ma io non credo che De Rossi abbia dei problemi per come gioca Zeman, credo proprio di no. Credo che De Rossi possa benissimo giocare nel 4-3-3 di Zeman e giocare alla De Rossi. Per Pjanic effettivamente qualche problema ci può essere, perché il modo di interpretare il ruolo di interno di Pjanic è decisamente diverso rispetto a quello che pretende Zeman. Credo che Pjanic possa adattarsi, e credo che Zeman sia convinto che Pjanic possa adattarsi, perché se così non fosse sarebbe stato un grave errore di valutazione di mercato allora tenere Pjanic, perché quest'estate Pjanic ha una grande valutazione. Se Pjanic credeva di non poter essere utile al modulo di Zeman, e se Zeman credeva che Pjanic non potesse essere utile al suo modulo, beh, sarebbe stato opportuno che l'estate si separasse in estate, quando la Roma poteva incassare tanto cedendo Pjanic. Però io sono convinto che Pjanic si possa adattare, insomma, il talento non gli manca, non... voglio dire, la voglia di mangiare l'erba, la fame di successo, di crescere, la deve avere per forza. Cioè, se Pjanic non si adatta, io sarei veramente sbalordito. Però se ti chiedessi in questo momento qual è il tuo centrocampo titolare della Roma, anche nei ruoli, quale sarebbe? Florenzi, De Rossi, Pjanic. Quindi con De Rossi centrale, però, al posto di Taxidis. Non intermedio. No, non De Rossi centrale. Okay. Adesso, con tutto il rispetto, a me Taxi dispiace. Io credo che quando si fanno certe valutazioni bisogna anche capire dove si pone l'asticella. Per essere chiari, se la Roma vuole fare una buona stagione, fluttuando tra il quinto e l'ottavo posto, Taxidis, punto di riferimento al centrocampo, va benissimo. E a questo volevo arrivare, Maurizio, bravissimo. Se la Roma vuole puntare al terzo posto, se non addirittura al primo posto, con tutto il rispetto per Taxidis, che magari diventerà un giocatore straordinario, ma ripeto, con tutto il rispetto per il greco, che io l'anno scorso apprezzai andando a commentare il Verona alla seconda terza di campionato, e rimanendo piacevolmente sorpreso da questo giocatore, ma con Taxidis e regista, lo scudetto non lo vinci, probabilmente non arrivi neanche al terzo posto. Con De Rossi in quel ruolo, sì. La scommessa è proprio questa, insomma, cercare di fare il salto di qualità. Che con Pjanic. Anche perché sempre in termini di asticella, se Taxidis fa il titolare e De Rossi è intermedio, ci sono buone possibilità che Pjanic vada pure in panchina. Io credo che la Roma, per puntare a qualcosa tra terzo posto, se non addirittura scudetto, ha bisogno di risolvere i problemi di natura tattica. Ha bisogno del miglior De Rossi, ha bisogno del miglior Pjanic, ha bisogno che la Mela faccia il salto di qualità. Sono tutte condizioni ampiamente realizzabili, però si devono realizzare tutte. Se si realizzano tutte, ogni traguardo può essere la portata da Roma. Poi non dico che va a vincere per forza lo scudetto, ma sicuro fa tantissimi punti, ne fa tanti. Se invece Pjanic comincia a deludere, la Mela si avvita in una crisi dalla quale non riesce a uscire, i problemi di natura tattica restano, De Rossi fa la mezzala e Taxidis e regista, secondo me non sei neanche competitivo per il terzo posto. Sei sempre un'ottima squadra, ma da quarto, quinto posto. Maurizio, invece credo che questa squadra sì. Proprio in base a quello che dicevo, con alcuni se dovessero verificarsi, e secondo me è ampiamente possibile,
è una squadra, io non dico che può vincere lo scudetto, dico che può fare tanti punti. Tanto. Poi chiaro che se la Juve fa 90 punti e tu ne fai 82 non bastano, però questa è una squadra che a 80 punti ci può arrivare.